La terza giornata dell'incontro settembrino del clero diocesano si è aperta con la solenne celebrazione eucaristica nella cappella maggiore del seminario. I paramenti sono quelli rossi del martirio, celebrando la memoria votiva del beato Giovanni Fornasini. Accanto all'altare una reliquia tratta dal suo corpo martoriato 80 anni fa e rinvenuto dietro al cimitero di Caprara il 13 ottobre di 80 anni fa. Insieme all'aspersorio con il quale raccomandava la misericordia divina le vittime della violenza e gli occhiali, simbolo del suo supplemento di sguardo sulla realtà illuminato dalla fede. Questo spazio importante del seminario sarà legato d'ora in poi alla memoria del suo nome. Pochi giorni prima di essere ucciso, Don Fornasini si era recato a Villa Revedin per ottenere dal cardinale Nasalli Rocca un lasciapassare per tornare in mezzo al suo gregge di Sperticano. E aveva trascorso la notte nelle camere adiacenti alla Cappella Maggiore, è quindi molto plausibile che proprio questo luogo sacro sia testimone della sua preghiera e del suo affidamento a Dio. Oggi siamo invitati a iscriverci tutti alla Repubblica degli Illusi, ha detto il Cardinale all'Omelia, ricordando la singolare associazione realizzata dalla classe di Don Fornasini poco tempo prima dell'ordinazione, con l'impegno al sostegno reciproco nella preghiera e nell'incoraggiamento pastorale. Tra di loro diversi dei preti uccisi a Montesole e Don Luciano Gherardi, che ne tramandò la testimonianza. È in realtà, ha proseguito Zuppi, la Repubblica di chi ha speranza, patto di fraternità da vivere tra preti. Illuso, queste, citate dal Cardinale, le riflessioni condivise dal Beato ai suoi compagni, non la sapienza, non il successo, son gioia perfetta, Cristo è la tua gioia, la santità non è fatta di verbi ma di avverbi, il sacerdozio non è via di mezzo, esige santità e promette gioia, ma è avaro del suo dono ai pusillanimi e si converte in tortura per i profanatori. Illuso, mettiti nel cenacolo insieme agli apostoli e prega Maria che ti ottenga dallo Spirito Santo gioia, luce e calore. Più l'illuso farà madre sua, Maria, per amor vivo, per fiducia illimitata, più la maternità celeste si mostrerà a lui, fino al miracolo, se occorre. Il motto è controcorrente. Vogliamo essere il lievito che agisce nascostamente, nella massa e per la massa. Vivere ogni giorno la prima messa. Ogni cosa sottratta all'amore di Cristo è sottratta alla vita. In Aula Magna la mattinata è proseguita con un momento di dialogo tra l'arcivescovo e il presbiterio, durante il quale sono stati fatti riecheggiare alcuni spunti emersi la giornata precedente negli incontri di vicariato e alcune comunicazioni pastorali coordinate dal vicario episcopale Don Davide Baraldi. Sono sempre di più gli adulti che chiedono la cresima e alcuni spinti da motivazioni contingenti che però possono anche diventare un'esperienza profonda di fede, altri invece motivati proprio da un cammino che li ha portati a questo traguardo. E allora la diocesi vorrebbe provare a ordinare le proposte che vengono fatte. Ci sono alcuni percorsi di vicariato già attivi e validi. E per le zone o i vicariati dove questo non è ancora attivo, proponiamo invece di concentrarsi sulle zone pastorali, e perché permette a chi si prepara al sacramento della cresima una vicinanza maggiore con le comunità e di essere inserito in un contesto più comunitario e familiare. L'altra grande attenzione che suggeriamo è che nel momento in cui si incarica qualcuno nelle comunità che accompagni chi chiede il sacramento, si faccia una sorta di patto di alleanza in modo che questo accompagnamento possa andare anche oltre la celebrazione del sacramento, con una vicinanza, un accompagnamento anche a fare in modo che il sacramento della cresima segni davvero un'esperienza che si concretizza e si stabilizza nella vita delle persone. E poi ci sono un po' di indicazioni per gli incontri invece precedenti e qualche attenzione da avere in questo accompagnamento. Tutto questo si trova nella nota pastorale.